Stamattina nelle campagne nei pressi di Leverano, il luogo dove l'imprenditore di Copertino avrebbe testato la miscela esplosiva che avrebbe poi utilizzato per l'attentato della mattina del 19 maggio scorso all'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi un autobus dell'STP della linea Brindisi-Carovigno, probabilmente a causa di un guasto meccanico, ha improvvisamente preso fuoco generando attimi di autentico terrore. Non si arresta l'allarme incendi sulle colline ostunesi, anche questa mattina altri roghi si sono sviluppati in località Santoronzo e intanto grazie ad un'attività di indagine si è chiuso il cerchio attorno al responsabile dell'incendio sviluppatosi nella mattinata di ieri, sempre nella Città Bianca. 7 tifosi del Brindisi sono stati denunciati al termine di una lunga attività di indagine. Gli indagati, tutti brindisini, sono accusati di aver aggredito 3 giornalisti giunti a Brindisi a seguito della squadra di calcio della Casertana. Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al TRCB Notizie. Come avete sentito dai titoli, novità nelle indagini per l'attentato del 19 maggio scorso a Brindisi. Sarebbe stato individuato proprio questa mattina nelle campagne nei pressi di Leverano, su indicazione dello stesso Giovanni Vantaggiato, il luogo dove l'imprenditore di Copertino avrebbe testato la miscela esplosiva che avrebbe poi utilizzato per l'attentato della mattina del 19 maggio alle 7:40 davanti all'Istituto Professionale Morvillo Falcone. Sul posto sarebbero visibili le tracce delle piccole esplosioni di prova di cui l'attentatore ha parlato ai magistrati inquirenti nel corso dell'ultimo interrogatorio. Vantaggiato avrebbe indicato anche gli ingredienti utilizzati, una miscela a base di nitrato di ammonio dal forte potere detonante. Confermato intanto il provvedimento di sospensione per Angelo Rampino, il preside della scuola Morvillo Falcone, notificato sabato scorso dall'ufficio scolastico regionale. A settembre il preside Rampino non dovrebbe più far ritorno all'istituto di Via Galanti e potrebbe essere trasferito in un'altra scuola. Il suo posto sarà preso in questi giorni di scrutini da Nicola Serrati, collaboratore scolastico dell'istituto Morvillo. E nelle prime ore del pomeriggio di oggi un autobus della STP in servizio nella linea Brindisi-Carovigno, probabilmente a causa di un guasto meccanico, ha improvvisamente preso fuoco generando degli attimi di autentico terrore tra i passeggeri. Giunto all'altezza della rotatoria per Torre Pozzelle, l'autista si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore e ha immediatamente fermato l'automezzo, invitando tutti i passeggeri ad abbandonare velocemente l'autobus. Giusto in tempo, perché pochi secondi dopo il motore è esploso e le fiamme hanno avvolto completamente il pullman, carbonizzandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e ai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. E non si arresta l'allarme incendi sulle colline ostunesi, anche questa mattina altri roghi si sono sviluppati in località Santoronzo in contrada Acquarossa. In quest'ultima zona le fiamme alimentate dal forte vento hanno messo a rischio circa 500 ettari di vegetazione, rendendo maggiormente complicate le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile, gli uomini dell'ARIF, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, ma si è reso necessario anche l'intervento di un Canadair. Intanto, grazie ad un'attività sinergica di indagine, gli agenti del commissariato di Ostuni insieme agli uomini del Corpo Forestale e ai Carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al responsabile dell'incendio di vaste proporzioni sviluppatosi nella mattinata di ieri nelle contrade Santa Maria di Agnano e Urselli, in un'area di circa 10 ettari. Vediamo il servizio. A un responsabile l'incendio di vaste proporzioni sviluppatosi nella mattinata di ieri nella zona dei Colli a Ostuni. Grazie ad un'attività sinergica di indagine, gli agenti del commissariato di Ostuni insieme agli uomini del Corpo Forestale e i Carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno a un pensionato di 72 anni, ritenuto colpevole di aver innescato l'incendio generatosi nelle contrade Santa Maria d'Agnano e Urselli. Fiamme sviluppatisi lungo una vasta area di macchia mediterranea di circa 10 ettari che avevano lambito alcune abitazioni del residence vivaio prontamente evacuate, costringendo i soccorritori, i vigili del fuoco di Ostuni, gli uomini della protezione civile e del reparto foreste regionale a richiedere anche l'intervento dei Canadair. Gli inquirenti, che sin da subito hanno ipotizzato l'azione dolosa, dopo aver raccolto varie testimonianze, hanno individuato il colpevole, un pensionato ostunese 72enne che, avendo svolto nei giorni scorsi lavori di taglio di stoppie nel proprio terreno agricolo, nelle immediate vicinanze del sito archeologico Santa Maria d'Agnano, nella mattinata di ieri aveva gradualmente proceduto a distruggere i residui attraverso un focolaio che l'uomo pensava di poter gestire.
A causa del forte vento improvvisamente sviluppatosi, il rogo aveva però progressivamente assunto proporzioni assolutamente ingestibili, tanto da essersi propagato rapidamente, interessando la vegetazione di macchia mediterranea che ricopre l'intero costone montuoso. L'agricoltore era poi stato soccorso dagli uomini del corpo forestale perché è rimasto egli stesso prigioniero delle fiamme nel suo appezzamento di terreno. Determinanti anche i fini delle indagini è risultato l'apporto tecnico del personale della stazione di Ostuni del Corpo Forestale dello Stato, che nella circostanza si è avvalso di strumentazioni estremamente sofisticate per un'analisi dello stato dei luoghi e i fini dell'individuazione del punto di origine dell'incendio. Intanto però non si arresta l'allarme incendi sulle colline ostunesi e anche questa mattina altri roghi si sono sviluppati in località Sant'Oronzo, richiamando l'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Ancora cronaca nel pomeriggio di oggi, i carabinieri della stazione di Celle Messapica in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni hanno arrestato il celliese Francesco Zaccaria, già noto a seguito di decreto di fermo di indiziato di delitto emesso in data di oggi dalla Procura della Repubblica di Brindisi. L'autorità giudiziaria infatti, condividendo le risultanze investigative acquisite dalle tempestive indagini avviate dalla locale stazione, lo ha ritenuto responsabile di due episodi di rapina consumati a Celia rispettivamente il 9 e il 3 giugno scorsi, quando mentre si prostituiva sottraeva sotto la minaccia di un coltello nel primo caso e paventando l'intervento di presunti complici nella seconda circostanza, complessivamente 300 euro da due clienti che, avvedutisi solo successivamente di trovarsi di fronte ad un transessuale, si sono rifiutati di consumare e di fornire la somma pattuita, sporgendo soltanto il 10 giugno scorso le relative denunce. Dopo le formalità di rito, l'interessato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E come avete sentito dai titoli, 7 tifosi del Brindisi sono stati denunciati al termine di una lunga ed articolata attività di indagine condotta dagli investigatori della Digos guidati da Vincenzo Zingaro e coordinati dal sostituto procuratore Antonio Costantini. Gli indagati, tutti brindisini, sono accusati di aver aggredito 3 giornalisti giunti proprio a Brindisi a seguito della squadra di calcio della Casertana in occasione dell'incontro di campionato di Serie D contro la squadra locale disputatosi lo scorso 11 dicembre al Fanuzzi. Tutti i particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina in questura. L'abbiamo seguita, vediamo il servizio. Individuati ed identificati i responsabili dell'aggressione ai danni di alcuni giornalisti della Casertana, la squadra tifoseria della Digos della Questura di Brindisi ha proceduto, dopo 3 mesi di indagini, alla notifica di 7 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti tifosi del Brindisi Calcio, ritenuti gli autori dei disordini dell'11 dicembre scorso, prima della partita tra la squadra locale e la Casertana, quando nelle vie adiacenti allo stadio si verificò un vero e proprio inseguimento ai danni dell'autovettura, una Lancia Libra di colore azzurro, con a bordo alcuni giornalisti di Caserta. Inseguimento che si concluse con un incidente stradale che provocò, lo ricordiamo, il ferimento degli occupanti della Lancia. Le testimonianze e i filmati raccolti hanno consentito ai poliziotti di arrivare ai responsabili dell'aggressione. La mole delle prove acquisite in questa attività investigativa è veramente tanta. Abbiamo acquisito una serie di filmati, delle registrazioni della videosorveglianza cittadina e di alcuni esercizi commerciali della zona che hanno riscontrato in parte l'attività investigativa svolta dalla squadra tifoseria della Digos finalizzata all'individuazione e identificazione dei tifosi ultras brindisini autori dell'aggressione in danno dei giornalisti della Casertana. Un lavoro molto dettagliato. Abbiamo messo un po' di tempo, un po' di mesi, attività che è stata seguita in prima persona dal procuratore di Napoli sin dalle sue prime fasi e fascicolo che poi è passato nelle mani del dottor Costantini. Dottor Costantini che ha emesso poi 7 avvisi di garanzia. Sono stati numerosi gli interrogatori di persone informate sui fatti e acquisite anche le denunce molto dettagliate dei giornalisti della Casertana. E queste attività investigative, ripeto, sono state comparate con una serie di filmati, con una serie di fotogrammi che sono stati acquisiti nell'ordine di un centinaio, che hanno permesso proprio di identificare compiutamente e di concludere positivamente questa operazione che sin dall'inizio fu battezzata come operazione sceriffo, poiché uno dei capi ultra responsabili di questa aggressione indossava quella mattina un cappello da cowboy, quello a falde larghe per intenderci.
E cambiamo argomento, trasferire gli allevamenti di cozze e mitili nel Mar Grande per evitare la contaminazione di diossina, ma nel frattempo le produzioni provenienti dal seno di Mar Piccolo, in cui sono stati riscontrati alti livelli di contaminazione, dovranno essere raccolte e distrutte, così come deciso dal tavolo tecnico regionale su disposizione del servizio di igiene e medicina veterinaria dell'ASL di Taranto. Sono solo alcune delle decisioni più importanti assunte nel corso del vertice svoltosi ieri a Palazzo di città Taranto tra il sindaco Ipazio Stefano e i miticoltori. Tra i temi di confronto anche la necessità di ricevere risposte urgenti sui risarcimenti richiesti dalla categoria a regione al governo centrale. Vediamo il servizio. Ci devono bloccare i crediti. Chiedevano un confronto con le istituzioni ed è arrivato. I mitilicoltori che operano nel primo seno di Mar Piccolo sono stremati, ma la forza per battere i pugni nella sala riunioni del centro ittico ce l'hanno ancora. Nella sede di Via delle Fornaci non vi era solo il dirigente alle attività produttive Matichecchi, al suo fianco il primo cittadino in persona. A dare manforte ai produttori Leonardo Giangrande, vicepresidente della Camera di Commercio, e Mario Imperatrice per Confcooperative. I mitilicoltori non sono uniti e questa non è una novità. Tra di essi vi sono ancora serie fratture tra quanti sono in regola con la concessione e quanti non lo sono. Ad accomunarli il dramma di dover mandare al macero le cozze che non potranno vendere. Si pensa al futuro, ma non si dimentica il passato. È vero che le manifestazioni di interesse alle aree di Mar Grande, che entro il 15 maggio dovevano essere avanzate, sono state poche, ma il problema è che l'iter andava completato, come prescritto dalla regione, lo scorso anno entro fine marzo. Confcooperative già annuncia ricorsi legali, e questo sulla base di quali elementi? Ma intanto non si può fare a meno, è sotto gli occhi di tutti l'evidenza che questo è un vero danno per i mitilicoltori, che pare che vadano insomma alla distruzione del prodotto della seconda campagna, per il secondo anno. Insomma, questo è il risultato di rincorrere un'ipotesi sbagliata che io personalmente evidenziai già parecchio tempo fa, quello dello spostamento degli impianti a lungomare, che è stata un'ipotesi diciamo lanciata, non posso fare a meno di sottolinearlo, ante campagna elettorale, da qualcuno che probabilmente aveva degli interessi diversi rispetto a quelli collettivi dei mitilicoltori, e che era praticamente, si è dimostrata praticamente difficile da realizzare per una serie di questioni urbanistiche, per una serie di questioni amministrative, tecniche. Siamo giunti a ritardi così elevati che i mitili sono diventati adulti e quindi sono di nuovo a rischio inquinamento. Che fare? È un interrogativo pressante. Giangrande ha le idee chiare, bisogna coinvolgere le istituzioni regionali. Spostamento immediato della produzione in Mar Grande e poi bonifica. Bisogna lavorare insieme per far diventare la miticoltura e quindi la cozza tarantina un valore aggiunto della città. Bisogna che la politica scelga in modo importante e serio di sedersi, portare un programma a medio e lungo termine, perché sicuramente quando parliamo di inquinamento, quando parliamo di bonifica, c'è un lavoro importante fatto nel tempo, non si può pensare che da oggi a domani si risolve il problema, però bisogna scegliere. Una volta che hai fatto la scelta tutti gli atti sono conseguenziali. Questo è il messaggio del sindaco Ipazio Stefano. Il futuro si costruisce rispettando rigorosamente le regole e le leggi. Questa è l'unica strada per chi vuole bene ai miticoltori e alla nostra storia e alle nostre radici. Ci sono tutte le possibilità di migliorare una volta per tutte, però purché ci siano operatori in regola e che stimolino sempre di più le istituzioni a riconoscere sempre di più i tanti loro diritti che non sono stati rispettati. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.